Buongiorno, vi ho portati a fare un giro nel mio giardino. Mi piace ogni tanto in pausa pranzo fare un giretto così fuori e scaldarmi un pochino, vedere un pochino le piante e stare fuori effettivamente, perché quando sono in ufficio, purtroppo sono in ufficio e vabbè, pausa pranzo vado a mangiare, però si va dentro a un barettino, si mangia e si ritorna in ufficio. Invece quando sono a casa ho proprio quasi un'ora, perché comunque qualcosina mangio anche a casa, e ho quasi un'ora da dedicare a stare in mezzo al verde, che credetemi non è niente male. E quindi faccio un girettino qua e poi oggi pomeriggio si lavora e domani è festa. Allora, stanotte Claudio non è stato un granché bene, abbiamo un po' esagerato ieri con la grigliata dai suoceri e insomma non è proprio in forma, ecco. E domani i nostri amici ci avevano chiesto se facevamo qualcosa da loro, però se lui non sta bene non è il caso, quindi penso che domani resteremo a casa tranquilli, ci riposiamo un po', facciamo due cosine, siamo un po' in giardino, così anche Claudio si ripiglia un po', e poi credo che inizierà la dieta, così almeno si disintossica un pochino e neanche il suo stomaco tira un po' il fiato, come dire, no? E basta, adesso faccio ancora un giretto. Oggi c'è una giornata splendida, fa un caldo veramente caldo, mi viene la parola, fa veramente caldo e si sta davvero bene. Poi io adoro stare fuori, se fosse per me sarei sempre in giardino, perché amo stare in mezzo al verde, e anche in casa, per carità, la mia casa mi piace e su questo non c'è dubbio, però stare fuori all'aperto in mezzo al verde è veramente tutta un'altra cosa. Adesso torno dentro perché vado a prendermi un caffè
e poi inizio a lavorare e noi ci vediamo poi più tardi stasera. Mi metto 10 minuti fuori, leggo due pagine di libro e poi mi sono addormentata e ho lasciato lì il telefono, non mi sono ricordata che l'avevo messo a riprendere mentre stavo leggendo e lui è andato avanti e ha ripreso anche mentre stavo dormendo, quindi mi ho messo due clip simpatiche prima. Allora adesso volevo cambiarmi per andare a fare un giro in bici. Adesso vedo se Daniele ha finito di studiare perché aveva un bel po' di roba e se ha finito e ha voglia scusate, prendiamo le bici e andiamo a fare un giretto in campagna. Ale non viene perché, ahimè, Ale 8 anni non sa andare in bici e non ha assolutamente voglia di imparare. Anzi, se qualcuno di voi ha da darmi qualche consiglio in merito, perché non ha proprio intenzione di imparare ad andare in bici, anzi tutte le volte che glielo dico sembra che glielo impongo ed è quasi un obbligo e non mi piace, infatti non glielo sto più dicendo. Magari quando vado in bici con Daniele dico: vedi che adesso vado con Daniele in bici a fare un giro, tu non puoi venire perché non sai andare in bici. Niente, cioè non gliene frega proprio niente, veramente una cosa anomala, mai vista. E comunque è così e non so come fare. Se riuscite a darmi qualche consiglio, ben venga. E basta, poi stasera prendiamo le pizze perché Claudio va a fare le prove, andrà anche un po' prima perché si incontrano i chitarristi e fanno due suoni prima di iniziare le prove con gli altri, quindi io prenoto le pizze perché la nostra pizzeria qui in paese oggi e domani anche è aperta, chiuderà poi il 26 come giorno di chiusura. Ha fatto questo cambiamento perché, visto che tutti saranno chiusi, lui dice: io tengo aperto invece, così magari vengono qua a prendere la pizza in più persone, e quindi oggi e domani è aperto, meno male, perché stasera io prendo subito le pizze, visto che lunedì solitamente è chiuso. In sottofondo c'è Claudio che sta trapanando non so cosa in garage, sta mettendo delle staffe per metterci sopra il rasasiepi, tutte quelle robe lì che ha sempre appoggiate al muro e danno un po' fastidio e ingombrano, quindi se le va a mettere sopra i ripiani, così almeno gli occupano meno spazio. E intanto mi controlla anche se le gomme della bici sono sgonfie, così gli dà una gonfiata e io posso andare a fare un giro, solo se Daniela ha voglia di venire con me, perché da sola in mezzo ai campi non mi fido tanto, e quindi se viene anche lui andiamo, altrimenti rimandiamo. Sono fatto un pisolino rigenerante. Allora, alla fine niente bici, ma ho fatto il budino. Non vi ho condiviso la ricetta perché è quello confezionato della Cameo, quindi non c'è niente da dire, latte, polvere, si mescola, 3 minuti di cottura da quando bolle ed è pronto. Adesso lo lascio raffreddare un po' e poi lo vado a mettere in frigo. Allora, sto andando a preparare delle specie di involtini, rotolini, di bistecchine di pollo, petto di pollo. Le passo nel pan grattato con un po' di sale, se vi piace mettete un po' anche di parmigiano o di prezzemolo, insomma quello che volete. Poi ci metto sopra una zucchina tagliata sottile sottile, io le taglio col pelapatate così vengono proprio super sottili, e poi arrotolo.
metto lo stuzzicadenti, le metto in forno a 180-190 gradi con un po' di grill sopra in modo che facciano la crosticina. Una volta arrotolate, prima di metterle in forno, se le volete ancora più gustose, metteteci sopra un po' di parmigiano, così farà ancora più la crosticina croccante ma più gustosa. Comunque vengono veramente buonissime, sono veloci da fare, è un secondo un po' diverso dal solito. Allora, alla fine ho fatto degli spiedini perché non mi bastavano gli stuzzicadenti quelli piccoli, quindi ho usato questi grossi, ho messo 3 rotolini per ogni spiedino, ho messo sopra un po' di parmigiano, adesso ci metto anche un po' di sale e li vado a cuocere in forno, 180 gradi direi, non so dirvi per quanto tempo, ve lo dico poi dopo. Per ultimo, ma non per importanza ovviamente, ho fatto una specie di macedonia con le fragole, i lamponi, i mirtilli e la banana, insomma la frutta che avevo in frigo. E avevo tutte poche cosine di ognuno che mi avanzavano e quindi ho fatto una macedonia di frutti di bosco esotici, chiamiamola così. Allora, oggi abbiamo deciso di scoperchiare la piscina perché tutto l'inverno che controlliamo l'acqua, ogni 2 o 3 giorni andavamo a vedere se era tutto a posto ed è sempre stata limpida. Ieri è fatto un caldo pazzesco, oggi abbiamo aperto e l'acqua era verde, quindi abbiamo deciso di togliere la copertura sopra, di andare ad attaccare il filtro che adesso Claudio sta mettendo e di andare a far girare l'acqua con delle varie cose che adesso poi vi dico e per farla ritornare limpida come era prima. Allora, stiamo andando a mettere dell'acqua pulita all'interno. E intanto Claudio sta rimontando l'impianto. Andiamo poi a mettere anche il filtro. Questo qui è un filtro a sabbia, giusto Claudio? E invece come additivi cosa andiamo a mettere? Mettiamo qualcosa adesso o facciamo solo queste operazioni? Facciamo il test, vediamo se c'è un po' di Quindi test dell'acqua. E aggiungiamo il cloro se serve. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta, con tanto di pantalone rovinato, perché ho messo il cloro e l'abbiamo messo col secchio e quindi mi sono un po' schizzata i pantaloni, meno male che questi qui sono da battaglia e quindi li butterò via. Comunque questo è il risultato, però l'importante è che la piscina sia bella, quasi cristallina, così sembra già a posto, ma in realtà non lo è perché tutte le alghette che c'erano all'interno adesso fluttuano nell'acqua, però con il filtro e tutto l'impianto e l'additivo antialga che abbiamo messo dovrebbero sparire completamente in qualche giorno. Comunque di tempo per fare il bagno ne abbiamo. Ciao! Intanto io ho sistemato anche di qua, ho bagnato un po' le piante, però le ho bagnate stamattina, non adesso perché c'è un sole pazzesco e si rischia di farle morire, quindi al mattino o alla sera mi sono sistemata la postazione del relax e di qui invece ho aggiunto un po' d'acqua al vaso, perché essendo qui in terrazzo al sole evapora in un attimo. Adesso vado a tirare anche la tenda, così faccio un pochino di ombra qui sul tavolo. Oggi a pranzo volevamo mangiare fuori, ma alla fine c'era un pelo di vento e qui il sole arriva nel primo pomeriggio, quindi era tutto ombreggiato col vento, non era proprio il caso, quindi oggi abbiamo mangiato dentro. Vi faccio vedere anche i miei fiorellini, che sono sempre bellissimi.
Li adoro veramente, li ho scoperti quest'anno e credo che li ricomprerò anche per i prossimi anni perché sono veramente molto molto belli. Allora, io e figlio stiamo andando a fare un giro in bici. Sono se io ce figlio. La faccio ancora, perché è il mio primo giro in bici quest'anno. Abbigliamento in tinta, notare. E, a discapito di quello che stavo dicendo ieri, perché ieri stavo dicendo che alle 8 anni non so ancora andare in bici, invece oggi si è preso d'impegno, giusto? Sì. E siamo lì, quindi secondo me sabato andiamo a fare un giro in bici tutti insieme, vediamo. A Dani, la tua bici è qua, la mia è di là, vado a prenderla e noi andiamo a fare un giro in mezzo ai campi, mezz'oretta di relax con mio figlio. Noi ci vediamo dopo. Allora, giro in bici fatto, non mi sento più le gambe praticamente, e adesso Crodino e le rustiche perché me le sono meritate, e sdraio qua, proprio qua.